L'Afronapoli per raccontare il loro progetto, quello amatoriale. Come ti chiami? Mi chiamo Bubacar. Da dove arrivi? Vengo dal Gambia. Da quanto tempo sei in Italia? Sto in Italia 5 mesi. E come sei arrivato qua in Italia? Io vengo dal Gambia prima di gennaio, un anno fa. Vieni in Mali, vieni in Libia. Vai in prigione, Calabus, 2 mesi sta in prigione, dopo io vengo in Italia, adesso sta in Afro Napoli, giocare con Afro, 220. E quante persone invece sono arrivate vive qui in Italia? 600. Quindi sono morte Sì, tanti. tanti, quasi 400 persone. Non lo so qui quali persone morte, però tanti morti. Anche mio amico sta qui morto. Sono morti anche due tuoi amici. Sì. Con il barcone, quanto tempo fa? Da 2 anni fa. E perché sei scappato dal tuo paese? No, è perché c'è qualche problema là, perciò ho scappato. Qualche problema di politico, no? C'è la guerra. Io sono Guido Boldoni, sono laureato in ingegneria. Da quest'anno abbiamo deciso di sposare il progetto della Afronapoli FCS. Come molti sanno, la Afronapoli è nata proprio in questi campionati amatoriali. Quest'anno abbiamo deciso di dare nuova luce alla squadra sotto questo punto di vista. Come molti sanno, adesso sta in promozione, abbiamo una squadra della Juniores. E quest'anno con i miei amici abbiamo deciso di riformare la competizione e iscriverci al campionato AICS FCS. Abbiamo ragazzi dall'Africa, abbiamo ragazzi dal Sud America, abbiamo ragazzi napoletani. Io e i miei amici abbiamo deciso di affrontare questa sfida sulla linea del progetto di Animo Afro-Napoletano, che è un progetto che è nato indipendentemente dalla squadra a luglio. È un progetto di informazione, di integrazione, un progetto di coinvolgimento affinché l'Afro-Napoli United possa essere più di una semplice squadra, bensì possa essere un messaggio. Il nostro obiettivo non è solo quello di portare avanti il campionato, ma soprattutto quello di veicolare a quante più persone possibile quelli che sono gli ideali della squadra, gli ideali di amicizia, gli ideali di sport sano, ma soprattutto l'ideale che Napoli non è solo quello che appare nei giornali, Napoli non è solo il PD, Napoli non è solo Renzi, Napoli è formata da tanta gente che ha voglia di combattere, che ha voglia di dare una mano a queste persone, ha voglia di integrarli. Il progetto è nato ovviamente da cinque ragazzi, quattro ingegneri e un nostro amico che si è aggiunto nella parte finale. Curiamo la pagina Facebook in cui raccogliamo foto, immagini, interviste, condividiamo articoli per fare cultura da una parte e poi calcio dall'altra, sperando di poter ripercorrere in qualche maniera gli antichi fasti dell'Afronapoli e affinché possiamo, sperando a fine anno, di poter dare il progetto a quante più persone possibile, con il sogno di poter sì vincere con la prima squadra, ma di poter toglierci soddisfazioni al di là diciamo, del lato sportivo, ma soprattutto dal lato morale, dell'amicizia e dell'integrazione con la squadra FCS.